aree che propone le nostre iniziative. Lo sforzo più grande l'abbiamo fatto con il Max Italia, quello dove anche sono sorti il maggior numero di, diciamo, di incomprensioni. Allora, noi abbiamo voluto cercare di creare un torneo giovanile per le scuole. Questi sono stati il nostro target finale. Sappiamo che a Parma i numeri sono molto molto buoni per i giovanissimi, però sappiamo anche che è una piramide molto stretta, nel senso che a lungo andare a Parma arrivano in pochi. Io ho smesso di allenare 8 anni fa e i ragazzi sono ancora i ragazzi di allora. I giovani sono ancora quelli che allenavo io, a livello maschile. A livello femminile la piramide è meno stretta, però sicuramente è mancato un pochettino di entusiasmo in una determinata fascia di tempo. Probabilmente ci eravamo abituati male, tutto quello che ci era abituato male l'ambiente, e anche i grossissimi sforzi non venivano recepiti nella maniera giusta. Ne discutavamo l'altro giorno con Michele, anche quello che era stato fatto, per esempio, creato dal nulla, una squadra arrivata nona, era stato visto come una mezza delusione. Qualsiasi altro posto, una squadra nata quell'anno lì dal nulla, sarebbe stato visto come qualcosa di entusiasmante, che avrebbe trascinato il movimento. Poi vicissitudini, abbandoni, mica abbandoni, eccetera, c'era un pochettino di disannumerato. Noi abbiamo cercato di creare l'orgoglio parmigiano, tra virgolette, cioè fare questi giovani ragazzi qui che non hanno mai conosciuto questi campioni qui, questa storia qui, metterli direttamente a contatto e in contemporanea fare conoscere le realtà locali. Per far conoscere le realtà locali abbiamo cercato di organizzare questi due tornei, maschile e femminile, nel quale tutte le squadre erano composte da giocatori della nostra provincia che giocavano con la propria maglia di club. Chiaramente il pezzo forte della serata è stato poi il ritorno delle stelle con fine benefico del trofeo Tomasen. Eppure adesso un po' velocemente. Niente, come dicevo, è stata l'ultima cosa a essere aggiunta. Allora, è stato... I ragazzi credo che abbiamo avuto un'occasione abbastanza unica, quelli delle scuole medie, quelli dell'albero erano già abituati a giocare in quell'atmosfera, in quel palazzetto, in quel gruppo. Noi abbiamo cercato di rivolgerci alle scuole medie in toto, indipendentemente, senza metterci dietro una bandiera, per due motivi. Primo, perché cercando di coinvolgere gente nuova. Secondo, perché sappiamo che purtroppo, e questa è una lacuna che purtroppo è in... e non si può nascondere facilmente, esistono all'interno della società di Parma una grossa concorrenza, conflittualità a livello soprattutto della gestione dei giovani. Ok? Allora noi se ci fossimo rivolti a una società piuttosto che a un'altra, per andare a cosa si perdeva il fine ultimo della nostra associazione. Vai pure. Per tale ragione siamo entrati nelle scuole, Max si è dato da fare tantissimo, lo ringrazio ancora una volta, non finirò mai di ringraziarlo, Mora, Malpo, Giovanni, Alberto, Rao, adesso sto chiamando per nome, comunque quei ragazzi e Massimo si sono dati una mano, ci hanno dato una mano, diciamo, a un poco pubblico ma ultra selezionato. Sono state 30 persone alla fine che si sono mosse tantissimo e alla fine 19 squadre in rappresentanza di 11 scuole si sono affrontate nell'arco di 4 ore. Noi abbiamo cercato di incentivarle in tutte le maniere possibili perché vedessero le partite successive, perché si appassionassero, si entrassero a contatto, come dicevo, con queste nuove società. Vai pure a raffica. E per fare questo abbiamo offerto cappellini, altri gadget, diciamo gelati, succhi di frutta, merendine, tutto, i biglietti omaggio per la partita dopo, durante le partite successive. Questo serviva appunto per cercare di... All'inizio c'era stato il gioco per trascinare lì, poi per farli un attimino entrare in contatto anche, diciamo, forzatamente con le realtà presenti, abbiamo cercato di optare per questa scelta qui. Credo che poi alla fine avessimo offerto anche una grossa platea per le premiazioni per i migliori, perché sono stati premiati dai campioni di Zorzi, Bagnoli, davanti ai 1500-2000 persone del ritorno delle stelle.